Oggi cibo in scatola per tutti. Questa è arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi facciamo una cosa carinissima, un progetto di riciclo veramente a 360 gradi. Ricicleremo insieme le linguette degli alimenti in scatola, quindi degli smalti che non utilizziamo e i blister di alcune compresse pillole che dopo l'utilizzo possono diventare delle formine davvero utili. Spostiamoci sul piano da lavoro e andiamo a vedere come useremo queste cose e soprattutto cosa le faremo diventare. Ed ecco l'occorrente per riciclare le nostre linguette dei barattoli, proprio queste qua. Allora, vi faccio vedere quali sono. Questo è un barattolo di lenticchie, sono queste qui, che potrete staccare tranquillamente una volta aperto il barattolo. Qualora ci dovesse essere la scritta stampata, basterà un po' di solvente per unghie per eliminarla, naturalmente passata con un po' di cotton fioc. Quindi, per ogni soggettino una di queste linguette, degli smalti di diversificati colori, naturalmente deve essercene uno trasparente, magari proprio un top coat che non vi piace, dei blister di medicinali, guardate, questi sono tondi e piccoli, questo invece è un po' panciuto e ovale, ce ne sono di differenti modelli. Per creare queste bamboline potrete usare o un gesso per colatura o una polvere ceramica come questa, la Keraquick della Prand, che se volete vi posso recensire, vi posso far vedere come funziona per bene in maniera seria, diciamo così, in un prossimo video, fatemelo sapere qua sotto. Quindi io userò una polvere ceramica, ma per fare questo oggettino potrete usare o la pasta di riso o la pasta di mais o la pasta di sale o la pasta di bicarbonato, vanno tutte bene le paste modellabili e ve le leggo tutte qui tra le schede informative, troverete tutta la playlist delle paste modellabili. Naturalmente se usiamo la polvere di ceramica ci servirà dell'acqua e un bicchierino. Ci occorreranno per il retro dei pezzettini di carta velluto che vadano in accordo con il colore del vestitino della bambolina che preparerete, una matita, una limetta o un pezzettino di carta abrasiva, io userò le limette appunto fatte con carta abrasiva, un dotter o bulino, questa addirittura è dell'essence, è proprio per le unghie, questi strumenti che hanno delle palline di differenti misure da una parte e dall'altra, un paio di forbici e poi degli elementi decorativi come possono essere, per esempio io qui ho la rotellina dei fiori in fimo che si usano per le nail art, ve li faccio vedere, questi qui che metterò tra i capelli delle mie bamboline, oppure che ne so, se con le bamboline poi voglio adornare qualsivoglia strumento, che possa essere una spillina, che possa essere una graffetta, una bassalingua per fare un segnalibro o per esempio del washi tape per adornare la bassa lingua o qualunque cosa, a seconda di ciò che ne vorrete fare vi occorreranno gli accessori determinati, quindi i gancetti per i ciondoli, i chiodini per farne gli orecchini, la spilla per farne una spillina, la graffetta per farne un segnalibro, una mollettina per farne appunto una mollettina decorata, quello che volete, insomma non mi dilungo oltre, e a quest'ora Gabriele si sta contorcendo, e poi la pistola di colla a caldo e la stecca di colla a caldo. Cominciamo subito. Innanzitutto prendo le mie linguette e dopodiché prendo anche le mie formine. Voi, se avete la pasta modellabile, cosa dovete fare? Dovete modellare ben bene la pasta e farne una pallina, quindi pressarla dietro e farla uscire a mo' di lunetta dalla parte posteriore, quindi creare una pallina che prenda tutto questo vano e schiacciarla un po' dentro, un po' a creare una faccina. Quindi dovete avere una panzetta e una faccina fatta con due palline. Vi farò vedere invece come farla con il gesso oppure con la polvere di ceramica. Questa si mettono tre parti della polvere di ceramica, uno, due, ok, più o meno tre, una parte di acqua, si miscela bene e la pastella che ne viene fuori
questa qua è pronta per essere colata. Ora ci servirà un faccino per ogni una parte piccola per ogni linguetta e una parte grossa, quindi andrò a mettere in forma all'interno della formina un po' di questa pasta, così, poppete, e batterò affinché non si creino delle bolle sulla parte anteriore, che poi sarà quella che noi vedremo, e poi ne metto la rimanente parte all'interno di uno di questi vani un po' più grossi. Lascio asciugare, questa polvere asciuga in un'oretta circa completamente. Quello che avremo adesso sarà questo, che dovremo fare in modo venga alloggiato uno nella parte superiore e uno nella parte inferiore della nostra lattina. Prendiamo la nostra limetta e cominciamo a limare tutto attorno affinché queste due forme non entrino perfettamente nei loro vani d'alloggio, cioè ci siano poggiate ben bene. Arrivati a questo punto abbiamo la testolina e abbiamo il corpicino, però adesso dobbiamo anche creare una sorta di fodera retrostante per la nostra bambolina. E allora cosa facciamo? Prendiamo l'orma della superficie, voilà, e la ritagliamo. Questa carta velluto è adesiva, se voi non l'avete adesiva usate a questo punto la colla a caldo per attaccarla sul retro della vostra linguetta. Io invece semplicemente andrò ad attaccarla così. Bene, prima di appiccicare i pezzi li andiamo a decorare con un rosa baby che scuotiamo ben bene. Colorate il tondino più piccolo, ok, fate due belle passate in modo che la colorazione venga bella omogenea, semplice come mettersi lo smalto. Adesso lasciamo asciugare leggermente e invece pensiamo al pancino della nostra matrioska. Che colore vogliamo farlo? Vediamo, un bel fucsia? Abbiamo messo il fucsia e adesso decoriamolo anche con altri colori che siano bene a contrasto, che ne so, userò il verde acqua e il giallo. Poppete. Prendo il dot con il dotter, facciamo gli occhietti. Voilà, piccoli piccoli con un colore rosso, un sorrisino. Con un dotter più grande facciamo i pomelli delle guance. Molto Heidi. Uno qua e uno qua. Voilà. Facciamo anche i capelli. Questa la facciamo mora. Voilà. Dopo che saranno asciutti passiamo su tutti una mano di top coat per rendere bello lucido quello che abbiamo fatto fino a questo momento. Adesso con la nostra attaccatutto mettiamone un pochino al centro e attacchiamo il vestitino della nostra bambolina e adagiamolo sopra così e facciamolo aderire completamente schiacciando. Prendiamo quindi la nostra colla e adagiamo vestitino e viso ognuno nei loro alloggiamenti ed ecco qui la nostra bambolina. Ora con un puntino sempre di colla prendo il fiorellino e lo poggio dove voglio che stia, tac,
e la nostra bambolina è pronta per ornare qualsiasi cosa noi vogliamo diventi. Ed ecco le mie bamboline essere diventata una un segnalibri. Ho rifatto la formina dietro, ho appiccicato in mezzo una graffetta ed ecco qua come segnalibri, e l'altra una simpaticissima mollettina per fermare i sacchettini. Bene, adesso vi lascio alle foto e noi ci vediamo dopo. Ciao! Sono proprio carine. Allora, questa devo dire non è farina del mio sacco al 100%, perché questi ciondolini io li vidi passando molto distrattamente molto tempo fa su una pagina su Pinterest o su una pagina Facebook, non ricordo. Però se trovo la foto o quantomeno il nome della persona che ha ideato queste carinerie, vi metto il link qua sotto, perché come sapete io ci tengo tantissimo a citare le fonti, però certe volte veramente non le ricordo, e da quando vedo la cosa a quando poi ripropongo il progetto passa veramente un'infinità di tempo. Questa lo vidi veramente tanto tempo fa. Io spero che questo progetto di enorme riciclo, perché vi dà la possibilità veramente di riutilizzare tantissime cose, vi sia piaciuto. Se è così, mi raccomando, regalatemi un bel pollice in su e soprattutto condividete questo video sulle vostre pagine Facebook, in modo da aiutare me ed Arte per Te di conseguenza a rimanere alti nelle visualizzazioni. Grazie, grazie di cuore per questo aiuto che mi date ogni volta. Allora, che dire, io vi aspetto sempre su tutti i miei social, i link li trovate tutti qua sotto nel box informazioni, leggete sempre il box informazioni per rimanere in contatto con me, e soprattutto iscrivetevi su Arte per Te se ancora non siete iscritti, e sugli altri miei due canali, Ombretta, il canale dove si parla di lifestyle, beauty e cose più da donna, e invece i miei due cuori una cappa, dove ci divertiamo a cucinare insieme. Prima di andare via ho ancora una cosa da dirvi: molto presto ci sarà l'edizione Spring del Mondo Creativo, la Fiera della Creatività di Bologna. Nel box informazioni troverete un link per una riduzione al biglietto. I miei follower che vorranno andare all'evento che si terrà in queste date potranno scaricare questo biglietto, presentarlo alla cassa e pagare un ingresso di 8 euro anziché di 10 euro. Questa è una convenzione che il Mondo Creativo fa con i media partner, e voi che siete i miei iscritti potrete essere agevolati in tal senso scaricando questo semplicissimo biglietto e presentando questo direttamente alle casse. Quindi, se volete andare al Mondo Creativo, grazie ad Arte per Te potrete avere un piccolo sconto. Non mi rimane che salutarvi, rimandarvi al prossimo video. Vi mando un grande bacio, ma è da Ombretta e da Arte per Te è tutto. Ciao, alla prossima! Quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per Te? Questa è Arte per Te. Arte per Te.